Parto proprio dall'inizio, come se io adesso perché vedo tutta una serie di facce amiche, però effettivamente non so se ci conosciamo tutti, quindi parto come se non ci fossimo mai visti nessuno. Mi chiamo Emily Mignarelli, faccio la pedagogista e Concetta, ti ricorda? Sono Emily Mignarelli. E faccio la pedagogista in questo momento della mia vita perché è il modo con cui sento che posso manifestare una parte del mio essere e raggiungere gli obiettivi che in questo momento, ormai lungo della mia vita, mi sono posta come propri obiettivi esistenziali e di conseguenza lavorativi. I miei obiettivi sono tutelare i bambini, tutelare l'infanzia, perché credo che sia la chiave di tutto quello che ci succede dal punto di vista sociale, economico, culturale, insomma, è proprio il cardine, sono le fondamenta e sembra quasi banale doverlo dichiarare, doverlo reiterare, ma è talmente tanto banale e talmente tanto sotto gli occhi di tutti da finire con il dimenticarlo lentamente. E quindi i miei obiettivi sono tutelare i bambini e cercare di fornire il più possibile degli strumenti di sostegno che possono permettere alla persona, genitori, insegnanti, di andare ad aumentare il proprio benessere sempre in un'ottica di interconnessione tra tutti quanti. Quindi, se l'obiettivo è primario, riuscire a fare tutti quanti bene, riuscire a creare una società di pace, riuscire a tendere a quello che può essere un benessere individuale che diventa sempre collettivo, maggiori sono le conoscenze che tutti quanti possediamo, maggiore è la possibilità che questo avvenga. Quindi uno dei miei intenti è cercare di rendere estremamente semplici, fruibili, accessibili delle teorie e dei concetti che spesso sono, per gli addetti ai lavori, sono accessibili con un livello di formazione, un livello culturale elevato, ed è qualcosa che da una parte capisco perfettamente perché il mondo accademico ha necessità di quel tipo di linguaggio, quel tipo anche di modalità di accesso, dall'altro mi interessa cercare di creare un ponte tra il mondo accademico, che per fortuna fa ricerca, scrive teorie e porta a testimonianza attiva e dimostrabile quello che è il nostro modo di vivere, il nostro modo di funzionare, e cerco di tradurlo in qualcosa che sia funzionale realmente per le persone che non hanno quella possibilità di accesso a una certa cultura ecospecialistica. Detto questo, partendo da questi due obiettivi, in questo momento faccio la pedagogista, ma prima ho fatto la maestra e chissà cosa farò tra qualche anno. E la pedagogista per me è semplicemente il modo per riuscire ad arrivare a più genitori possibili, a più insegnanti possibili. Questo è un corso che si rivolge prevalentemente agli insegnanti, al quale possono accedere comunque genitori, nonni, zii, babysitter, cioè qualsiasi persona che abbia a che fare con i bambini. Dico prevalentemente agli insegnanti perché alcune delle questioni che tratteremo sono delle questioni didattiche. Come vi dicevo, io sono partita facendo l'insegnante e facendo l'insegnante i bambini mi hanno mostrato un po' quella che era la strada, un po' quella che era la direzione. E facendo l'insegnante, il primo passo che ho cercato di fare, di compiere, è stato trovare un metodo didattico che fosse, a mio avviso, attinente con quelle che erano le problematiche dell'epoca storica che stavamo vivendo. Il titolo che ho dato a questa serata è Pedagogia dinamica per una società liquida, prendendo spunto da Bauman, il quale sostiene che noi stiamo vivendo all'interno di una società liquida che è estremamente fluida, estremamente in movimento, estremamente inafferrabile, perché il mutamento ne è costante. Quello che ho sentito a un certo punto essere una modalità che poteva ben sposarsi con questa idea sociale era quella di creare un metodo pedagogico, un metodo di conseguenza poi didattico, che fosse capace di mutare, capace di trasformarsi. Freinet, un pedagogista che mi sta molto a cuore, negli anni 50 sosteneva che la società sta andando talmente tanto velocemente che ogni 4 anni noi dovremmo rivedere tutto quello che è il modo di fare scuola, di concepire l'educazione. E se lui lo diceva negli anni 50, che ogni 4 anni dovevamo modificare tutto e rivedere, in questo momento probabilmente ogni 4 minuti, ogni 4 giorni, non lo so, la velocità a cui stiamo andando è davvero pazzesca. E cercare di stargli dietro non è solo necessario, è proprio un dovere che noi educatori, educatori, insegnanti e genitori dobbiamo mettere in campo.
Quindi con il termine pedagogia dinamica ho cercato di raccogliere e riassumere quello che per me è questo concetto portato, tradotto in azioni pratiche per creare questo metodo capace di muoversi, capace di fluire. Dinamica è una parola che ho scelto nel tempo, intanto perché non era ancora presente all'interno del mondo pedagogico, del mondo accademico legato alla scuola. Ok, quindi se io dico, non so, pedagogia attiva ci viene in mente tutto un filone, se dico pedagogia montessoriana ovviamente ci viene in mente tutto quello che è partito a Montessori e è venuto avanti, pedagogia Waldorf, eccetera. Dinamica era una parola che non era ancora stata utilizzata e quindi imponeva un atto di riflessione, un atto di ok, mi metto un attimo a ragionare e mi chiedo che cavolo significa dinamica, perché c'è questa parola. Quindi era una parola che intanto creava una sorta di porta d'accesso riflessiva, una porta d'accesso che imponesse alle persone di non cercare la definizione che era già stata costruita, immagazzinata, ma cercare piuttosto un ragionamento. Quella parola per me è una parola che sta a significare prevalentemente che abbiamo giurato fedeltà ai bambini e a nessuna teoria, e quello che cerchiamo di osservare è sono le dinamiche che si muovono tra bambini insegnanti, tra insegnanti e genitori, tra genitori e bambini. Quindi come le varie relazioni si vanno a manifestare nella quotidianità, di cosa ci parlano e come possiamo agire su queste. Perché se l'atto educativo è prevalentemente un atto relazionale, noi non possiamo disgiungere tutta quella che è una didattica, tutte quelle che sono delle pratiche educative dalle relazioni che ne fanno parte, che le sostengono. Quindi una parte centrale della pedagogia dinamica è andare a cercare le dinamiche che si muovono tra le persone, che sostanzialmente significa andare a fare un ragionamento di tipo psicologico. Quindi quello che a un certo punto ho fatto è unire la pedagogia con la psicologia in maniera molto approfondita. In particolare una delle tracce sottostanti è quella della psicologia sistemica. Quindi andare proprio a vedere dal punto di vista sistemico, relazionale, come ogni singolo porta la sua storia. Quando dico ogni singolo, non è ovviamente ogni bambino. Ogni bambino si porta la sua storia e in classe, quando noi abbiamo 20 bambini, in realtà abbiamo un esercito dentro la classe, perché ogni bambino, avendo dietro il suo sistema familiare, c'è un plotone. Ma ogni singolo è ogni insegnante, ad esempio. Ogni insegnante entra in risonanza con delle dinamiche dei bambini, entra in risonanza con quelli che sono dei bambini che gli piacciono, dei bambini che la indispettiscono, che lo indispettiscono, tutti quelli che sono anche dei tipi di modalità relazionali, dei giochi psicologici che gli insegnanti possono creare anche tra loro, tra gruppo di insegnanti, tutte quelle che sono le dinamiche sistemico-relazionali che portano le famiglie. Ogni singolo genitore, sulla base della sua storia personale e familiare, intravede nella scuola e nelle persone che fanno parte della scuola determinati fantasmi del passato che si ripresentano. Quindi, una volta che viene ripulito il campo da tutte queste dinamiche, ripulite in realtà non è che vengono tolte, vengono analizzate, ce le prendiamo cura e ce le prendiamo in carico, la didattica non è mai un problema. Questo è qualcosa che nel tempo ho capito. All'inizio del mio lavoro credevo tantissimo che la libertà fosse il valore centrale, qualcosa da dover perseguire come pratica. Anche a un certo punto mi sono resa conto che quello che dovevamo perseguire prevalentemente era una sorta di bonifica psicologica di tutte quelle che erano queste dinamiche che si muovevano all'interno della scuola. Una volta bonificata l'area, anche alcuni tipi di strumenti pedagogici, didattici, tradizionali, comunque sembravano avere un'efficacia molto alta. Adesso mi viene in mente una lezione frontale. Se viene ripulito il campo da tutto quello che è un peso emotivo, un peso sistemico, un peso psichico, puoi fare tranquillamente con i bambini una lezione di un'ora, tutti seduti, e tutto fila liscio. Non sto dicendo che bisogna fare tutti i giorni delle lezioni frontali, cioè chiaro, era un modo per dire che non bisogna sempre stare a cercare, secondo me, quella che è la tecnica didattica super nuova, super eccezionale, perché talvolta in quello che è già stato strutturato c'è una grande ricchezza, solo che è inquinato da tutta una serie di altri processi che sono invisibili, ma perché tendenzialmente non ci si presta particolare attenzione. La psicologia e la pedagogia spesso vengono intese come due branche molto separate, molto distanti tra loro. In realtà, ovviamente, sono l'una sostanza dell'altra.
ed è difficile capire dove inizia una, dove finisce l'altra. Il terzo motivo per cui ho scelto la parola dinamica è il più ovvio. È dinamica perché, contrariamente da quanto appena detto rispetto alle lezioni frontali, credo profondamente nel valore comunque dell'esperienza. Si possono fare lezioni frontali, ma l'apprendimento è sicuramente più duraturo, significativo e di valore se al bambino vengono offerte delle esperienze dove riesce a tradurre tutte quelle che sono le conoscenze che vogliamo cercare di fargli acquisire, di far sì che diventino bagaglio esperienziale e bagaglio culturale, in tutta una serie di azioni molto molto pratiche, azioni concrete che possono in questo momento essere chiamate con compiti di realtà, ma in realtà non come escamotage straordinari, ma come modalità ordinarie di funzionamento della scuola. Partendo da questi principi, quindi da questa idea di pedagogia dinamica, quello che è stato strutturato internamente è una sorta di impianto teorico e pratico basato su sei filoni. Questi sei filoni sono, adesso io ti sto facendo tutto ovviamente una mega sintesi e panoramica perché poi queste cose le vediamo durante il corso, lo dico giusto per avere una piccola mappa mentale. Questi sei filoni sono il primo, la didattica esperienziale, quindi entriamo dentro quelli che sono, quello che è uno studio di vari autori, di vari insegnanti, pedagogisti che hanno lasciato traccia di tutto questo mondo didattico che si muove attraverso l'esperienza, si muove attraverso il fare e che vede, prendendo le parole di Maria Montessori, le mani come l'organo dell'intelligenza. E questa è la parte in realtà veramente molto più semplice. In seconda battuta, un altro filone è quello della metacognizione. Quindi uno dei cardini della pedagogia dinamica è far sì che i bambini sappiano sempre dove vogliamo arrivare, da dove siamo partiti e dove sono. Dal punto di vista, intendo in questo momento, del processo educativo che stiamo costruendo con loro. Quindi un protagonismo che non è solo un protagonismo attivo. In questo momento stiamo vivendo un'esperienza insieme, io sono protagonista, ma io sono protagonista del mio campo di conoscenza, sono protagonista di tutta quella che è la mia esperienza scolastica, del mio anno in corso, dei miei 5 anni in corso, del mio, insomma, percorso a seconda di quanti anni il bambino passerà dentro la scuola con questo impianto, però so perfettamente come sono entrato, ho fatto una riflessione costante su quello che sto imparando, cosa mi sta servendo, cosa potrei andare a rinforzare, cosa potrei migliorare, quali sono i miei talenti. E tutto questo, ad esempio, si muove, se vogliamo scendere ancora più in profondità, in una sottocategoria del filone metacognizione attraverso tutto il lavoro sulle intelligenze multiple. Quindi far sì che i bambini riescano a riconoscere qual è la loro intelligenza multipla prevalente, come si muove il loro cervello. La domanda che noi vogliamo sostituire con i bambini è non chi è intelligente, ma come sei intelligente. Questo dovrebbe essere il nostro punto d'arrivo, far sì che ogni bambino senta che è assolutamente intelligente perché non esiste una persona non intelligente. Questo è un linguaggio molto volgare che noi continuiamo a reiterare nella quotidianità. Piuttosto è come funziona il tuo cervello. Qual è il tuo stile d'apprendimento? Il tuo cervello ha una modalità logico-matematica, una modalità linguistica. Se sei una persona che ha un funzionamento del cervello, ad esempio cinestetico corporeo, se io voglio far sì che tu acquisisca un certo tipo di, non so, prendiamo le tabelline per fare un esempio molto pratico, io ti dovrò far fare qualche attività in movimento affinché quel tipo di stile di apprendimento possa creare la porta d'accesso per quella conoscenza. Quindi il tuo cervello che si muove attraverso il corpo, se vogliamo far sì che riesca ad accogliere un nuovo apprendimento, dobbiamo utilizzare come chiave d'accesso, come porta d'accesso appunto, il corpo stesso. Il bambino che ha un'intelligenza musicale, la tabellina se la impara attraverso quella che è una filastrocca, attraverso quella che è una canzone. Quindi la cosa importante è che ogni bambino riesca a comprendere come funziona il cervello, perché non stiamo solo lavorando su quella che è una conoscenza didattica, ma stiamo impattando sulla persona che il bambino è e sulla persona che il bambino sarà. Noi stiamo impattando su quello che è un campo identitario. Un bambino che cresce pensando di non essere adeguato all'apprendimento perché ha un'intelligenza esistenziale, ha un'intelligenza naturalistica e viene sempre esposto a delle attività, a delle proposte scolastiche che si muovono sull'intelligenza linguistica, lui inizierà a credere di essere assolutamente inadeguato e incapace alla conoscenza. Nessuno è inadeguato e incapace alla conoscenza.
E quella fatica è tutta una fatica che gli adulti devono prendersi in carico affinché i bambini riescano a strutturare questa forma di pensiero che possa accompagnarvi anche in quelli che saranno i percorsi futuri. Vedo un attimo, si è scritto Chiara. Hartmut Rose, una decina di anni fa, ha parlato della società di oggi come società dell'accelerazione, cioè dell'aumento di velocità e del cambiamento della società. La parola dinamica, almeno in fisica, è strettamente collegata all'accelerazione corpi, quindi direi che la parola è azzeccata. Grazie, Chiara. E un terzo filone, quindi ci siamo detti didattica, esperienziale e metacognizione. Un terzo filone che la pedagogia dinamica si propone di investigare e trasformare in pratiche quotidiane è tutto quello del lavoro di prevenzione psichica con i bambini. Adesso stavo parlando di identità. La scuola non è semplicemente il luogo, ovviamente, della conoscenza, non è semplicemente il luogo della socializzazione, ma è soprattutto il luogo dove vai a costruire l'idea della persona che sarai. E difficilmente da adulto la rimetterai in discussione riprendendo nei dettagli tutti i piccoli processi, tutti i microprocessi che l'hanno costruita. Dico difficilmente perché per fortuna il cervello lavora per un'economia quotidiana, lavora per far sì che noi, una volta che abbiamo acquisito delle cose, possiamo andare avanti. E a meno che una persona non si metta per passione personale o per quella che è una forma di terapia ad andare a rianalizzare tutto quanto, tendenzialmente si continua ad andare avanti. Quando una persona finisce in terapia, uno dei primi passaggi che deve rivivere è tornare alla propria infanzia. Partendo da questa riflessione, da come l'infanzia sia la chiave della tua identità e come da adulto tu dovrai tornare alla tua infanzia per andare a rielaborare qualche stato, quello che noi cerchiamo di fare a scuola è fare tutto questo lavoro come forma di prevenzione in tempi non sospetti. Cioè, il lavoro che facciamo con i singoli bambini e con le famiglie è un lavoro dove cerchiamo di scendere in profondità delle singole storie, dei singoli vissuti, andando a rielaborare in corso d'opera quelle che sono le varie azioni, i vari movimenti che, se interrotti, possono portare a delle problematiche che si manifesteranno dopo 10, 20, 30 anni. Questo significa anche non solo andare, scusate, a riprendere quelli che sono stati vissuti dal bambino, adesso ve lo spiego un po' meglio, ma anche far sì che gli insegnanti abbiano un'accortezza e un'attenzione quotidiana nell'evitare che si vadano a creare dei piccoli ingranaggi fuori rotta, fuori traiettoria, che poi anche questi possono creare delle problematiche future. Quindi c'è una grandissima attenzione a tutto il linguaggio che viene utilizzato, una grandissima attenzione a tutte quelle che sono le comunicazioni con il bambino, quello che può essere l'impatto che queste creano, ma rispetto al discorso che vi facevo della rielaborazione dei vissuti, con i bambini noi andiamo a fare un lavoro dove, non so, analizziamo il proprio concepimento, la propria vita fetale, come sono nati, il loro albero genealogico, chi vogliono essere da grandi. Quindi ci prendiamo assolutamente in carico la parte più profonda del loro essere, affinché abbiano degli strumenti, delle conoscenze, abbiano già lubrificato delle parti del pensiero, in modo tale che quando da adulti, se avranno bisogno di andare a fare un tipo di rielaborazione personale, avranno già delle conoscenze belle solide e belle tenute, mi viene da dire, in un'incubatrice da quello che è stato il percorso scolastico. Un bambino che a 7 anni va a fare domande ai genitori rispetto al come sono nato, ma tu cosa hai sentito, tu cosa hai provato, ma quando mi hai concepito cosa hai pensato, come stavate. È un bambino che questo lavoro, quando avrà 30-40 anni e forse dovrà andare in terapia, l'avrà già fatto. In realtà possiamo anche dire, ed è la nostra ipotesi, che un bambino che fa questo lavoro da bambino avrà molto meno bisogno della terapia. Ora, noi non abbiamo mai fatto una ricerca follow-up, non abbiamo neanche bambini abbastanza grandi per poterlo dichiarare. Quindi adesso i più grandi che sono usciti alle nostre scuole hanno 16 anni, 16 anni e mezzo. Sono ben lontani, per fortuna per loro, dai 40 anni, però insomma il cavallo su cui abbiamo scommesso, perché l'educazione è una grande forma di ludopatia, è questo qua, che loro, avendo già analizzato molto di quello che è sostanza della nostra struttura identitaria, si potranno dedicare un pochino di più a quello che è il loro futuro. Perché dico questa cosa del futuro? Perché
Perché quando il passato non viene analizzato, il futuro diventa una sorta di predestinazione. Vivi in un costante viaggio indietro. È come se tu cerchi di andare avanti e una molla ti riporta indietro. Più guardi quello che c'è stato, più riesci a togliere tutte queste molle e lentamente davvero il futuro diventa una scelta quotidiana. Quindi sei slanciato verso quello che sarà. Anche questa è una forma dinamica. Il quarto punto è la corresponsabilità genitoriale, che è strettamente connesso con tutto quello di cui vi ho appena parlato, della prevenzione psichica, del lavoro che facciamo con i bambini psicologico. Perché? Perché se la famiglia non collabora, il lavoro di prevenzione psichica è assolutamente nullo. Noi non possiamo assolutamente mai sostituirci alla famiglia. Questo è centrale nelle nostre scuole. C'è una gerarchia ben precisa. I genitori vengono prima degli insegnanti. Gli insegnanti sono a supporto della famiglia. Quando prendiamo in carico un bambino a scuola, prendiamo in carico un sistema familiare. Questo funziona laddove la famiglia ci permette di poter accedere con seguito professionale, con attenzione, con assenza di giudizio, però ci permette di poter entrare a fare domande, a fare un percorso con loro, a cercare di scavare per capire cosa i bambini stanno portando a galla. Un'altra parte importante, connessa sempre a quello di prevenzione psichica e corresponsabilità genitoriale, questi sono due insiemi che si intersecano. È tutto il lavoro di analisi di quello che i bambini portano a galla in maniera ingenua nelle loro manifestazioni spontanee nella quotidianità, attraverso il gioco, attraverso frasi che dicono, attraverso scritti, attraverso il loro modo di essere. I bambini sono dei pollicini, disseminano quotidianamente il loro cammino di piccole briciole, piccoli sassolini per cercare di ritornare a casa. E quei sassolini li possiamo vedere tutti se iniziamo a farci caso. Ovviamente la famiglia che accetta un percorso di questo tipo è una famiglia che accetta il voler guardare quei sassolini, dove stanno conducendo e di cosa si stanno parlando. Gli insegnanti possono solo fare delle ipotesi, ma senza quello che è un dialogo costante, un dialogo basato su una fiducia reciproca e un senso di lealtà profondo con la famiglia, tutto questo sarebbe vano. Quindi ai genitori viene richiesto molto all'interno di una scuola a struttura dinamica, perché gli insegnanti, ripeto, possono solo arrivare fino alla soglia di casa. Gli insegnanti non potranno mai risolvere un problema che si è generato in casa, potranno aiutare la famiglia a risolverlo. Spesso i genitori chiedono, delegano alla scuola la risoluzione di alcuni problemi familiari. La famiglia si può accompagnare, la scuola, scusate, si può accompagnare, la famiglia deve aprire le porte. Quinto punto, la formazione e supervisione degli insegnanti, ma questo ovviamente facendo questo corso è diciamo, la sua manifestazione all'interno dell'idea di scuola dinamica. Tutti gli insegnanti sono in un costante ed eterno processo di formazione dove continuano ad acquisire informazioni, continuano ad aumentare il loro campo di conoscenza, la loro famosa valigia degli attrezzi, ma soprattutto fanno supervisioni. Supervisioni, con questo intendo supervisioni rispetto alle dinamiche che avvengono nella quotidianità, supervisioni per vedere quelle che sono le dinamiche all'interno dell'equipe, supervisioni per vedere quelle che sono le risonanze che singoli bambini creano in ogni insegnante. Quindi durante la supervisione non è solo il come devo gestire, non so, questo apprendimento, questo insegnamento, quell'attività, ma questo bambino mi sta muovendo una grande tensione, un grande fastidio e attraverso la supervisione che deve esserci già nutrita di tutta quella che è un lavoro fatto in precedenza, si può accedere nella storia del singolo insegnante per comprendere qual è l'attivazione personale che quella singola situazione ha creato. E per poter fare questo bisogna accedere alla storia dell'insegnante ed eccoci al sesto punto, il lavoro autobiografico. Ogni insegnante all'interno di una scuola dinamica ha il dovere. E non mi piace tanto parlare di imperativi, di obblighi, ma così secondo me è, ha il dovere, etico, morale, professionale, deontologico di andare a lavorare sulla propria storia, di ripartire dalla propria infanzia, di cercare di comprendere intanto perché fa l'insegnante. I lavori sono spesso delle compensazioni simboliche delle nostre storie. Comprendere perché facciamo gli insegnanti è già una buona chiave per capire quale ferita stiamo sanando. Questo non fa di un insegnante sbagliato, eh? Chiunque nella, no, nella quotidianità, non solo come lavoro, ma tantissime sono le compensazioni simboliche che portiamo avanti, quindi possiamo dire che senza volerlo, inconsciamente,
ci utilizziamo, ma è più un mutuo appoggio reciproco per cercare di risolvere i nostri nodi. Esserne consapevoli fa la differenza tra un insegnante ingenuo e un insegnante professionale. L'insegnante professionale, l'insegnante lucido, l'insegnante responsabile sa perché sta lì, sa perché sta compiendo certe azioni, sa dove vuole andare e quando non lo sa inizia a ragionarci comunque, non lascia quella risposta rimandata a un futuro prossimo, non la lascia sospesa nel vuoto. È un insegnante che ha lavorato su quelle che sono state le proprie relazioni col padre, con la madre, perché ogni giorno si confronta con dei padri e con delle madri. È un insegnante che ha rielaborato quelli che sono stati dei passaggi della propria storia e ovviamente non li ha risolti tutti, ma continua a farlo. Ovviamente questo è un processo. Se pensiamo che un insegnante abbia risolto tutta la sua storia per poter insegnare, allora forse a 80 anni siamo pronti per andare a insegnare, ma non abbiamo più la capacità fisica. È un insegnante che riesce a riconoscere e a fiutare quando la propria storia sta entrando nel campo professionale e riesce a fermarsi e chiedere aiuto agli insegnanti che ci sono intorno per poter gestire al meglio la situazione nel momento presente con i bambini e a guardarla successivamente con i professionisti per cercare, o anche personalmente, per cercare di scioglierla. Questo è un passaggio centrale e durante il corso sarà la sostanza principale che muoverà tutte quelle che sono le varie argomentazioni che affronteremo, quelli che saranno i vari passaggi, perché uno degli aspetti principali del corso è che entreremo, ma poi questo ve lo racconteranno meglio le ragazze che hanno partecipato, entreremo tantissimo dentro le nostre storie, al punto che a un certo punto sembrerà di fare una grande terapia di gruppo. Uno pensa, ma ero entrato a fare un corso di pedagogia, cosa sta succedendo? E non è che succede perché iniziamo a fare costellazioni familiari o cose, che magari uno si trova dentro un movimento enorme di energia, succede semplicemente perché parliamo. Succede perché ti accorgi dopo mezzo secondo che siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti governati dalle medesime dinamiche, siamo tutti estremamente fragili da una parte ed estremamente forti nel voler affrontare quella fragilità. E questo ci unisce, questo abbatte le barriere del giudizio, abbatte le barriere della paura, del non mi voglio esporre e crea un senso di unione e di alleanza forte, solida e vera, molto molto profonda. Allora lì inizia ad avvenire la trasformazione del singolo. Non so se avete visto nelle slide che avevo fatto di presentazione del corso, avevo scritto una frase tipo che non è che dobbiamo trovare nuove modalità, nuove pratiche educative, noi dobbiamo rinnovare la persona. Rinnovando la persona, rinnoviamo quella che è la scuola, perché una persona rinnovata rinnova da sé quelle che sono le pratiche. Quindi l'obiettivo di questo corso è trasformarvi come persone, partendo dall'idea che siete già delle persone meravigliose. E quindi la trasformazione non è prendiamo qualcosa, lo smontiamo perché è sbagliato, ma prendiamo la persona, entriamo dentro la sua storia, portiamo, cerchiamo di portare a bonifica, a risanamento alcune parti, aumentiamo quella che è la competenza innata, sana del singolo, aggiungendo delle informazioni e lavorando tanto nel gruppo per far sì che tutto questo possa diventare poi una forma di pratica costante, quotidiana, diffusa da portare ai bambini nella quotidianità. Lo faremo attraverso tutta una serie di pratiche molto esperienziali, quindi scordatevi PowerPoint, le slide. Quest'anno c'è stato un grande bel dibattito rispetto a chi diceva ma io voglio scrivere, voglio prendere appunti, voglio che parli. Io dicevo ma no, la ricchezza è in voi, la saggezza è in voi, bisogna imparare ad ascoltare il gruppo, ad ascoltare la saggezza anche che c'è nell'altro. Questo non significa che non mi assumo la responsabilità di portare delle conoscenze, degli strumenti, ma dopo ve lo racconteranno meglio le altre. Però durante il corso utilizzeremo tantissimo la parola condivisa, le testimonianze dei singoli, utilizzeremo i singoli in una maniera assolutamente sana come cavie, nel senso che ogni singolo quando porta la storia sta aprendo le porte a quella che è una possibilità di mostrare, di stare all'interno di una sperimentazione collettiva, di un tirocinio
reale di quello che è il modo di stare dentro la storia dell'altro, il come poter accedere e cosa farne di quelle informazioni che vengono fuori. Faremo tantissime attività pratiche, tantissime attività anche fuori dallo spazio, quindi incontreremo la città, incontreremo le persone, molesteremo dei passanti, cercheremo di utilizzare a tutto tondo quelle che sono le opportunità che il gruppo e il contesto circostante ci può offrire. E vi dico qualcosa rispetto alla parte più logistica dei corsi, poi mi piacerebbe lasciare la parola alle ragazze perché secondo me loro possono portare davvero tanta ricchezza questa sera. Il corso quest'anno sarà ad Osimo. L'anno scorso è stato fatto a Milano, gli altri anni l'avevo fatto a Rimini, me l'avevano chiesto di fare a Roma, di nuovo a Milano e a Vicenza. E per la prima volta ho detto no, lo voglio fare qua nella mia terra. Un po' perché io sto facendo un passaggio geografico, quindi mi voglio spostare nella zona dei Sibillini e avevo proprio voglia di chiudere un po' il cerchio e dire da dove tutto è iniziato. Inizia lentamente, non a finire, però chiudo il cerchio prima di andarne ad aprire un altro. Quindi qua ad Osimo è iniziata tutta la mia esperienza e qua ad Osimo voglio portare un seme importante per poi spostarmi. E un po' perché avevo proprio bisogno di attaccarmi alle mie radici. Ho viaggiato tantissimo negli anni, ho incontrato tantissime persone, di questo sono molto grata, però è anche arrivato il momento in cui non dico solo sì agli altri, ma dico sì a me stessa, o quantomeno mi pongo la domanda del dove voglio stare. Voglio stare a casa e voglio farvi vedere questa casa. È anche più facile perché posso farvi vedere le scuole, posso farvi stare all'interno del contesto dove tutto è nato. Capisco, ho fatto questa premessa sullo spazio perché capisco che Osimo non è proprio il luogo più raggiungibile del mondo, insomma, certo che se uno stava a Bologna, a Rimini, che arriva alla stazione davanti c'è il centro, sarebbe stato molto più comodo. Quindi so che vi chiedo una piccola scomodità, però è una piccola scomodità che ne vale la pena, perché soprattutto magari per chi quest'anno veniva da Milano, città grande, insomma, l'incontro che abbiamo fatto ad Osimo, penso che gli spazi piccoli come Osimo, come i contesti più provinciali, possono offrire anche tanta bellezza e tanto ristoro nel fine settimana, da quella che può essere stata una settimana impegnativa, faticosa, lavorativa. C'è tanta bellezza, tanta campagna, tanta natura e possiamo vivercela tutta. E rispetto al periodo, iniziamo ottobre, io ho iniziato con largo anticipo a fare questi incontri e cercare di diffondere il corso proprio perché volevo dare la possibilità a chiunque era interessato anche di prendersi spazio, fare domande, cercare di capire. Io non voglio convincere nessuno che dovete iscrivervi. Io voglio mettere a disposizione un'opportunità e quello che reputo un valore. Sto dandovi tutto il tempo necessario per fare i vostri ragionamenti affinché ognuno si senta non trascinato dentro qualcosa, ma che ha davvero scelto di farne parte, avendolo compreso pieno. Quello che vi posso dire sempre dal punto di vista molto spicciolo, molto pratico, ma anche di questo si nutrono, si nutrono, vivono i vari aspetti. Dal punto di vista pratico, il corso ha un costo di 1.500 euro, ma ci sono tutta una serie di piccole possibilità di avere degli sconti, di avere delle possibilità di accesso agevolate. Le trovate sul sito, dopo vi metto il link così le potete guardare. Ho messo anche la possibilità per due dirigenti scolastici, ci sono due posti quindi, di farsi il corso gratuitamente. Magari qui in mezzo non c'è nessun dirigente scolastico se non in pensione, però ho messo questa opportunità, anche se potrebbe essere quasi scorretta dal punto di vista sociale, perché uno dice come un dirigente scolastico che magari sa più soldi e noi glielo metti gratis, però volevo proprio offrire l'opportunità a qualcuno che nella quotidianità gestisce delle scuole di poter accedere in maniera più libera, più semplice, più facile, perché il mio intento, il mio più grande desiderio è portare tutto questo all'interno della scuola statale, quindi far sì che quello che è per pochi in questo momento di grande qualità possa diventare per molti, perché ho vissuto, ho aperto una scuola privata semplicemente perché avevo bisogno di fare delle sperimentazioni, avevo bisogno di fare delle prove per vedere se ciò in cui credevo era realmente fattibile ed efficace.
Ma ad oggi che mi sento di averlo testato, provato, vorrei tanto riuscire a far sì che tutto questo possa diventare patrimonio collettivo. Dico solo per finire che dal punto di vista molto pratico rispetto agli spostamenti, Osimo si raggiunge con il treno, con le macchine, attraverso vari scambi con il treno. Per chi viene da lontano, per chi ha necessità, può arrivare anche il giorno prima. Lo spazio è quello del corallo, vi potete anche fermare qui per dormire, ovviamente accampati, cioè dovete portarvi tanti cappelli, fornelletti, ve li mettiamo a disposizione noi magari per il caffè la mattina perché c'è solo il bollitore, c'è la macchinetta, il caffè è arrivata. Insomma, ci attrezziamo veramente in una modalità molto da campeggio. Per gli amici piemontesi, ho visto tutto il messaggio che mi avete scritto, però quel giorno ero in vacanza. Ero con la testa da un'altra parte, sto ancora ragionando su quella che potrebbe essere una modalità per venirvi a prendere, perché ho anche pensato, magari vi lascio una macchina lì con le chiavi su, ci sto ragionando, non vi preoccupate, siete nei miei pensieri, dopo vi contatto e vediamo cosa si può fare. E Agnese dice, se consideriamo la possibilità di partecipare solo uno o due incontri, no. Però Agnese, per voi che avete partecipato a come aprire e gestire una scuola, c'è un'altra proposta, dopo te la mando. Non è possibile partecipare solo a uno o due incontri perché quello che si crea all'interno di un gruppo è un senso di grande, come dicevo prima, lealtà, condivisione, apertura e quindi nel rispetto di quella che è anche la fatica che ogni singolo fa per aprirsi. Per me è importante tutelare il gruppo in modo tale che non entrino e escano costantemente persone. Ovvio, se uno sta male e potete saltare degli incontri, ma non potete già iscrivervi sapendo che parteciperete solo ad alcuni. C'è provato, Agnese. Bene, detto questo, io vorrei far parlare le ragazze, perché sento davvero che la maggior parte della ricchezza questa sera sarà nelle loro parole e non assolutamente nelle mie. Vi dico che io ho lasciato piena libertà a loro di dire qualsiasi cosa, quindi non so assolutamente cosa racconteranno, e proprio perché volevo che fosse il più possibile pura la loro testimonianza. Non volevo che fosse, ecco, una marchetta del allora adesso tu parli di questo, tu di quest'altro, perché come dicevo prima, il mio obiettivo non è vendervi il corso, il mio obiettivo è cercare di trovare persone che hanno voglia di fare questo percorso insieme. Con quest'ottica di grande speranza e grande voglia di costruire una società non diversa, perché non è tutto da buttare, però sempre più attenta a quelle che sono le esigenze dei bambini. Quindi io avevo preparato una scaletta, però mi sono scordata di mandarla a loro, quindi loro non sanno chi parlerà per prima. E quindi, rullo di tamburi, io andrei in ordine per come vi sto vedendo. Quindi partirei con Chiara, se te la senti? Se sei riuscita anche a risolvere i problemi con l'audio? Eccomi qui, mi sentite? Sì. Fantastico, benissimo. Allora, ciao a tutti, io sono Chiara e faccio l'educatrice. Sono una delle partecipanti della precedente edizione di Pedagogia Dinamica e spiegarlo meglio di come ha fatto Emily diventa impegnativo. Ci provo portando quello che è stato il mio sentire, la mia esperienza. Faccio un piccolo passo indietro per dirvi come sono arrivata a lei. Durante la pandemia, come penso tutti noi, ho messo in discussione il mio essere educatrice, non mi ritrovavo più con quello che il mondo stava passando, e per cui ho iniziato un pochino a girovagare e ho incontrato Emily. Il suo modo di entrare nell'educazione mi sembrava potente, per cui ho iniziato a seguirla. E quando ha proposto il corso di pedagogia dinamica, dico no, lo devo fare per forza. Per cui poi mi sono iscritta e da lì si è aperta una porta enorme, perché tutto il mio, come dire, fare l'educatrice era a volte slegato dalla mia vita, dal mio essere Chiara, perché
Per cui facendo il corso è come se questo divario si fosse accorciato. È stato un po' un unisci puntini del mio essere educatrice e di quello che portavo dentro. E, quello che siamo riusciti a fare al corso, perché Emily è stata quella che ci ha spinto un pochino con le mani, ma sono strade che sono già dentro di noi. L'abilità di Emily è quella di farle venire fuori. E allora poi quando le vedi si dipana quella nebbia, anche dici, ma dove stavo andando? Che cosa stavo facendo? La strada la vedi e poi diventa tutto con un significato più profondo, più reale. Veramente si attua quella trasformazione di cui lei parla e accade grazie a lei che si porta e al sostegno del gruppo. Io mi sono riconosciuta nelle storie delle altre partecipanti, c'è stato uno scambio, una contaminazione che mi ha fatto dire: cavoli, allora non sono sola. Tutto questo si è costruito in una maniera armoniosa, naturalmente, è stato tutto molto, molto spontaneo. Credo che sia importante, sono contenta di essere qui stasera perché lo dicevo oggi a Emily, abbiamo parlato al telefono, più ne siamo meglio, quindi se riusciamo a contaminarci e a espanderci veramente quello che potremmo fare per i bambini e le loro famiglie, fa la differenza e la fa la differenza anche per noi stessi, la differenza l'ha fatta soprattutto per me stessa, per poi pormi nei confronti della vita anche delle mie figlie, perché io faccio l'educatrice, ma faccio anche la mamma di due bambini. Per cui un unisci puntini che ti si rivela e sembra una magia, invece è tutto vero, insomma. Chiara, grazie tantissimo. Grazie a te, grazie Sei a voi. meravigliosa. Allora, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Chiara, chiedete, se no andiamo avanti. Andrei avanti, poi magari ve le fanno alla fine le domande. Io direi, Maddalena, te la senti? Ok, ciao a tutti. Ciao! Ciao. Allora, io sono Maddalena, faccio la psicomotricista e mi sono avvicinata al corso di Emily perché ho un'associazione con un progetto 311 a Venezia e quindi volevo un po' conoscere altre realtà per capire se stavo prendendo la strada giusta, se c'erano delle innovazioni un po' da portare. E quello che mi sono portata a casa dal corso, invece è stato, oltre la parte appunto teorica, è stata principalmente un po' un tempo di ascolto personale e una riconnessione. La parte del gruppo, quindi la parte relazionale, è stata la parte fondamentale per me, perché Emily comunque ha la capacità di creare, si è creata comunque un'armonia e un'energia nel gruppo. Che è stata fortissima, tant'è che mi ha fatto un po' sorridere una persona che ha chiesto se si può partecipare solo a uno o due incontri, perché ho pensato che invece per noi era un po' una droga alla fine, no? Nel senso che non vedevi l'ora, insomma, di arrivare il weekend successivo, un po' per rivedersi, per vedere a che punto si era arrivate, per raccontarsi, tanto che abbiamo appunto chiesto a Emily anche la possibilità di continuare di fare un corso ad hoc per il nostro gruppo. E le giornate ad Osimo, che è stata un po' la conclusiva per noi, è stata penso quella più bella, perché il fatto di aver dormito tutte insieme con sacco a pelo, materassini, l'incastro sotto i tavoli, insomma, ha dato una conclusione bellissima a tutto il percorso, insomma, personale che abbiamo fatto. E, una
Un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco e che mi piace di Emily è la sua capacità di semplificare delle cose che possono essere anche difficili e di fartele arrivare proprio dirette. E quindi è tutta la parte comunque esperienziale che abbiamo fatto, nel senso che oltre alla teoria la parte più importante per me è stata proprio gli esercizi pratici, mettersi in discussione, andare in giro per Milano a intervistare la gente e che sono tutte poi le cose appunto pratiche che ti rimangono dentro. E quindi sì, spero vivamente che tante persone riescano appunto a unirsi un po' a questo movimento e portare avanti insomma un po' i principi della pedagogia dinamica che insomma sposo alla grande. Quindi grazie Emily un po' e grazie al gruppo, visto che parte del gruppo c'è qua, e grazie a Livia anche, che abbiamo avuto la fortuna appunto che appunto ci ha seguito con la sua telecamera e che ci ha fatto un regalo bellissimo, quello appunto di mostrarci l'ultimo giorno ad Osimo, un po' l'inizio del nostro percorso e la fine, e quindi vedere un proprio il cambiamento che ognuna di noi ha fatto, è stato un dono prezioso, grazie. Grazie infinite Maddalena, grazie. E Livia, sei stata tirata in ballo, tocca a te. Help, grazie Maddalena. Mi avete giocato un brutto tiro. Mi avete fregato. Le risonanze emotive, i pesi emotivi, vabbè, eccoli qua. Allora, mi presento, sono Livia Giunti, io sono una documentarista, mi occupo anche di formazione, però nell'ambito del cinema e dei media, e era una vita che volevo fare un documentario sull'infanzia, un film inizialmente, siccome è una cosa che mi è venuta in mente in età molto, molto presto per una serie di esperienze, soprattutto negative. E quindi mi immaginavo, mentre vivevo da piccolina, insomma, che un giorno si doveva in qualche modo mettere davanti agli adulti tutta una serie di fatti, di frasi, di comportamenti, di atteggiamenti, di emozioni che ci passano, che ci hanno passato, ecco, senza rendersene conto. E inizialmente pensavo a un film di finzione, insomma, da piccolina, poi da più grande mi sono appassionata al mondo del cinema documentario e quindi mi sono arrovellata per anni pensando di un giorno realizzare, anziché un film di finzione, un documentario. Però cercavo qualcuno che mi aiutasse a far vedere davvero i bambini. E per magia nel 2020 ho trovato nell'etere questa presenza luminosa, efficcante e travolgente per certi versi, anche, come dire, che rovescia mondi, rovescia sguardi con una arguzia e una semplicità disarmanti, e è quello che serve, è quello che ci vuole, io credo, è quello che io ho sentito subito a fine e di cui ho visto anche gli aspetti che possono essere spaventosi per qualcuno, perché così dirompenti, diciamo, e quindi mi interessa anche questo aspetto qui tantissimo. E Emily poi, insomma, il lavoro che fa, oltre a farlo con i bambini, insomma, nelle scuole che fa, lo fa con gli adulti, ecco, questa è stata un po' la chiave di volta, poi di cominciare poi a collaborare con lei in questi anni e a filmarla in diversi momenti, sia della sua vita che delle formazioni che lei fa, è quello di arrivare all'infanzia però attraverso gli adulti, quindi vedere davvero i bambini, però vederli, capirli, liberarli, tutelarli attraverso un lavoro fatto con gli adulti. Quindi insomma, prima o poi questo film vedrà la luce, ma insomma io ho avuto l'opportunità di seguire questo corso di Milano tutto, quindi di filmarlo e di conoscere un gruppo straordinario di persone che mi hanno anche permesso di filmarle e quindi che hanno fatto un doppio percorso in questo caso specifico, perché era una doppia apertura quella che loro hanno vissuto in qualche modo e che poi insomma, se un domani riuscirà a vedere la luce, si ripercuoterà anche in tutte le persone che potranno seguire il loro percorso, insomma, in qualche modo.
se riuscirò, quanto riuscirò a fare. Io mi ero segnata delle parole così prima, Emily, ora al di là del mio lavoro di osservazione e di documentarista. La prima era la parola esperienza, cioè questo non è un corso, è un'esperienza. Quindi già qua uno, se vuole seguire un corso, cerca una cosa magari diversa, se vuole fare un'esperienza che è come una parentesi felice all'interno della propria vita, no? Come se si fermasse lo spazio e il tempo durante ogni incontro e ci si potesse avere l'opportunità di ritagliarsi un tempo, mi viene da dire quasi assurdo, ma in senso positivo, cioè un tempo in cui ti trovi dentro una sorta di comunità che condivide delle cose di una intimità, di una profondità e anche di una cultura, uno scambio culturale di livello talmente alto, per quello che ho vissuto io, insomma, che poi quando esci di lì, insomma, è un po' difficile dopo. Cioè, devi fare un corso di come si fa, come quando fai gli esercizi e poi devi fare, no, lo stretching, sennò i muscoli ti fanno male. Pensaci anche, secondo me... Un corso di reinserimento nella quotidianità. Sì, di reinserimento nella quotidianità, esattamente, perché proprio ti apre squarci anche, non solo Emily, ma insomma proprio quell'energia che si crea, quell'intimità, questa specie di laboratorio, lo chiamerei così forse, di ascolto degli altri, di osservazione e ascolto, che poi è quello che sarebbe anche il mio lavoro, di fare documentari, e è il motivo per cui l'ho scelto, insomma, è proprio ritagliarsi, darsi la possibilità di vedere davvero e di ascoltare. E lì si crea questa, si può creare questa incredibile situazione in cui veramente i partecipanti si accorgono che in realtà stanno lavorando su se stessi, sempre, anche quando sentono parlare di Maria Montessori o di altri dei grandi, diciamo, pilastri su cui Emily fonda il suo approccio, lavorano su se stessi, lavorano sulle storie degli altri, e lavorando sulle storie degli altri rilavorano sulle proprie, e diventa una specie di rito collettivo, una specie di rito. E quindi certo ci vuole questa disponibilità molto particolare, che non tutti hanno, che qualcuno magari all'inizio non ha, ma poi la trova, e quindi anche questo è molto interessante. Io ho avuto quindi il privilegio di poter osservare questa trasformazione nelle persone che ho, in voi, insomma, che siete qua, che vi ho conosciuto un po' in questa parentesi della vostra vita, ed è quello poi che a me interessa far vedere anche nel film, insomma. Però ecco, al di là del film, anche a livello mio, così, di esperienza mia diretta, poter vedere questa trasformazione che avviene in tutti, perché è proprio una storia collettiva quella che si costruisce, che si decostruisce, si ricostruisce e si cerca di mettere nella giusta prospettiva per il futuro, insomma. L'ho fatta troppo lunga, veramente troppo lunga. Vabbè, niente. E poi c'è questa cosa dell'accompagnamento, era un altro termine che mi ero segnata, perché uno magari può pensare che, come dire, di essere lasciato un po', cioè un'esperienza forte, totalizzante per certi versi, poi però torni a casa, poi ritorni, insomma. Però c'è questa sorta di accompagnamento, che non è solo quello che fa Emily, e per cui è sempre molto disponibile a farlo con chiunque abbia in certi momenti dei momenti di crisi, come è normale che ci siano, o di dubbio, però l'accompagnamento è dato anche dal gruppo, e lì si ritorna, che poi quando torni fuori è un casino. Cioè, io l'ho visto, ovviamente non l'ho sperimentato su me stessa direttamente, ma l'ho visto, insomma, che c'è questo accudirsi un po' a vicenda, e che è un modo poi per capire come si possono accudire gli altri per eccellenza, in questo caso i bambini, insomma. Quindi è interessante questo rispecchiamento continuo tra se stessi, gli altri, e tra adulti, e poi come tutto questo ci riporta al come dobbiamo stare con i bambini, come li dobbiamo guardare. Basta, cioè. Che bello, grazie Livia. Dopo te lo però taglio. Pensa allo stretching. Bellissimo, lo facciamo, lo stretching, il reinserimento totale. grazie infinite. Daniela, te la senti? Eccomi, ciao a tutte.
Dunque, io sono Daniela e al momento, durante il corso che ho fatto con Emily, io collaboravo da 3 anni con un'associazione e in particolare mi occupavo di bambini dai 6 ai 7 anni e mi occupavo di laboratori di matematica. Perché anch'io ho conosciuto Emily intanto per grazie al Covid e quindi poi da lì ho detto sì, ok, io il corso lo faccio. Una cosa che ci tengo a dire adesso è che quando ho visto il post del corso che ha proposto, che sta presentando stasera, ho detto lo rifarei tutto dall'inizio alla fine, perché è stato veramente potente, bellissimo, triste, è stato meraviglioso tutto quello che abbiamo vissuto insieme e poi ritornare a casa e che dirlo in così poche parole non è tanto facile, ma cercherò di spiegarmi. Allora, ho deciso di fare questo corso con un'aspettativa fondamentale per me. Avendo una laurea in economia aziendale, quindi non avendo fatto psicologia, pedagogia, nulla di tutto ciò, ho detto no, assolutamente le competenze le devo avere, devo avere un minimo di indicazioni forti, perché mi devono guidare e migliorare il lavoro con i bambini che seguo tutti i giorni. E un vantaggio che per me è stato molto importante è quello di avere fatto il corso di Emily mentre lavoravo. E questo, dunque, le competenze, quindi la teoria e tutto quello che io mi aspettavo poi di avere alla fine, mi sono resa conto durante il corso che in effetti non era quello che volevo e che Emily è riuscita a darmi. E che Emily e tutte le altre sono riuscite a darmi, perché in realtà la cosa per me è strabiliante è il fatto che lì, lavorando su di me e lavorando anche le altre su di loro e aprendosi e rispecchiandosi, no, in quello che succedeva, mi permetteva di capire me stessa e quindi capire dei limiti che io avevo nei confronti dei bambini, anche delle colleghe con cui lavoravo, e quindi è come se mi si fosse aperto un mondo che io non conoscevo e però grazie al quale io ho raggiunto un iniziale livello di consapevolezza che mi ha aiutato tanto tanto a capire tanti meccanismi che sfuggivano in quel momento alla mia mente, alla mia sentire, perché in effetti è come se mi si fosse tolto un velo davanti, e quindi è come se io riuscissi a vedere tutto in modo molto più chiaro. E questa cosa è stata un po' spiazzante all'inizio, perché dicevo cavoli, fino adesso cosa ho fatto? Però è una carica pazzesca, perché dicevo no, aspetta, perché adesso so, e quindi incomincio a ragionarci, e quindi vediamo cosa fare, ed è stato tutto un susseguirsi di eventi, di esperienze, di scoperte mie, e poi il rapporto con i bambini, e parlare con le mie colleghe, confrontarsi, è stato meraviglioso. Poi un'ultima cosa voglio dire, ci tengo, perché in effetti io ero tra quelle che Livia all'inizio la vedevo molto, cioè ero molto diffidente, nel senso, perché ti puntava sto coso mentre tu parlavi, e quindi all'inizio ero un attimo frenata, perché non sono abituata a questa cosa, allora ero sempre un attimo titubante le prime volte, durante i primi incontri, e infatti vabbè, poi te ne sarai accorta, ogni tanto Livia te l'ho anche detto. Però poi la cosa bella, e che non mi aspettavo, è che man mano che andava avanti il percorso e gli incontri, ci conoscevamo, a un certo punto Livia è diventata trasparente, non c'era più, non la vedevo più, e quindi è diventata praticamente una di noi, ed è stato bellissimo, perché ci siamo poi conosciute meglio, siamo confrontate, ed è stata una delle parti che comunque non poteva mancare alla fine. Questo ci siamo accorte, perché è stato meraviglioso poi rivederci e
e vedere la differenza, come eravamo il primo incontro, il primo giorno, e come poi, insomma, e lì è stato proprio un vedere velocemente tutto quello che era successo, e niente, è stato bellissimo, emozionante. Grazie Amy di sempre, e grazie. Grazie a tutte le ragazze del gruppo. Grazie a te. E Livia, ti tocca firmare il primo e l'ultimo per stavolta? Preparati, che adesso c'è un'altra aspettativa. Cosa mi Tocca firmare il primo e l'ultimo, sicuro. Questa è un'idea. Allora, grazie, Daniela. Eugenia, te la senti? Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Ciao. Io mi chiamo Eugenia Lavita e allora, per farvi capire un po' l'esperienza, prima dell'inizio del corso a novembre, l'anno scorso, feci un sogno dove ero arrivata con la mia collega al corso e quindi c'erano anche altre persone. A un certo punto si smuoveva fortemente la terra e dalla terra la terra si apriva e tipo venivano disotterrati quasi i dinosauri. Ma non i fossili, proprio tipo li guardavo e dicevo: caspita, stanno tornando i dinosauri. Ed è stata proprio così. Alla fine è un viaggio dove disotterri tante cose antiche, misconosciute di te e tornano su. Ma in questo tornare su, diciamo, Emily ti conduce anche ad avere gli strumenti per comprendere cosa torna su. E come conoscerli, come amarli, come viverli. Quindi il corso è proprio un viaggio proprio alla scoperta di sé, un risveglio di se stessi, che poi ovviamente a cascata può andare a giovare non solo tutta, insomma, la tua vita che stai vivendo, ma ovviamente nel tuo lavoro con i bambini o anche in generale proprio con gli altri esseri umani, perché un'altra cosa che il corso ti dà è di nuovo questa meraviglia, questa estrema fiducia nel genere umano, proprio per l'alchimia, l'unione, l'amore che nasce poi con le persone con cui tu sperimenti e ti apri a te stessa e a loro e ricevi insomma la stessa apertura, anche se magari anche altre persone non si sono aperte, ma navighi in questa forte energia. C'è proprio, risenti fortemente una grande speranza e fiducia per l'essere umano che ha, ognuno di noi ha dei doni poi meravigliosi e con sudore, fatica, tante lacrime, tanti no, ritornano proprio fuori ed è bello vedere appunto la trasformazione che fai in coincidenza, ma poi le coincidenze non esistono. Con la tua vita, insomma, perché poi alla fine capitano cose, riannodi fili, scopri, e quindi è un'esperienza, un viaggio molto, molto bello, molto profondo, e che poi appunto può andare sicuramente a vantaggio della tua quotidianità. Quindi quello che mi sento di riportare fortemente è questo. Poi ovviamente sottoscrivo tutto quello che hanno detto le altre, che insomma, che diranno. È stato proprio bello, quindi grazie. Grazie a te, bellissima questa cosa, la fiducia nel genere umano. Grazie. Concetta, dulcis in fundo. Aspetta che non ti si sente, devi attivare l'audio. Si sente? Sì, perfetto. Bene, ciao a tutti, sono Concetta Mascali, sicuramente non la più giovane del gruppo. Intanto volevo ringraziare le mie, diciamo, colleghe perché trovo che abbiano fatto dei discorsi così attenti, autentici, profondi. Si vede che hanno fatto un corso con Emily Mignanelli perché non parlato così all'inizio, comunque. A proposito di Emily Mignanelli, ho seguito la presentazione che facevi del corso
Ed è incredibile la velocità con cui riesci a snocciolare un sacco di cose che sembrerebbero quasi, cioè, se tu li dicessi lentamente, su ogni parola, su ogni frase, è come fosse una tenda, no? Un sipario che si apre sul mondo, perché c'è veramente il mondo dietro ogni cosa. Dette così, una di seguito all'altro, sembrano quasi un libro, non lo so, però in realtà so che c'è molto in ogni cosa che dici, che è veramente un riassunto di quello che fai, non è un di più, no? Cioè, pensavo che spesso quando si va a sentire, non so, una conferenza, la gente o le persone, i personaggi, mettono più frasi, più parole di quello che serve. Non è questo il caso. Mi sembra che nel tuo caso invece quello che dici sia veramente... si amplifica poi, è proprio un riassunto. E volevo dire che per quel che riguarda me, questo corso è servito moltissimo, come credo agli altri, che sicuramente aver messo a nudo alcune nostre fragilità ci ha unite e ci ha anche forse rese più forti e più tolleranti. È servito molto per migliorare, davvero migliorare il rapporto con mia mamma e con mia figlia, quindi io sono un po' in mezzo, mi è sembrato di chiarirlo e di leggerlo con altri occhi e di vederlo con altre orecchie. Quindi io sono contenta di averlo fatto e l'ho fatto quasi per caso e lo rifarei sicuramente. È un laboratorio che mi verrebbe da dire, è un laboratorio di ascolto, ma è un laboratorio di crescita e te ne accorgi che cresci ogni volta. È vero quello che diceva Maddalena, che diventa quasi una droga, nel senso che ti viene voglia nuovamente di esserci e di non mancare, perché è un appuntamento importante, insomma. E boh, vorrei ancora aggiungere che forse il costo può... essere un motivo per cui magari uno ci ripensa, però ecco, io pensavo che poi i soldi nel giro di poco tempo si dimenticano, comunque si è ricchi e poveri quanto prima, invece questa esperienza no, resta e ti resta per la vita e magari te la cambia, te la migliora, quindi io suggerisco a tutti di farlo se solo c'è un minimo di voglia e di interesse, ne vale la pena. Grazie, grazie infinite Concetta. Ma io posso dire, Concetta, che a proposito dei dirigenti, Concetta è un ex dirigente scolastica, per me la sua testimonianza è veramente tanto preziosa, perché non è solo la testimonianza di chi ha lavorato con i bambini, ma di chi ha gestito delle strutture molto molto complesse e articolate. Quindi cosa che mi sono permessa di dirlo, però secondo me porta tanto tanto valore anche questa, oltre ovviamente a tutte quelle delle altre, però... Insomma, ecco, come dicevi tu, non sei la più giovane del gruppo, quindi non è una ragazzina di 20 anni che si innamora di qualcosa. Per me la tua testimonianza ha valore proprio perché anche arriva all'interno di una storia di grande ricchezza, di grande esperienza, di grande cultura pedagogica. Quindi grazie davvero. Grazie a te, Emily. Allora, ragazzi cari, io vedo le domande che avete fatto e penso di aver risposto a tutti. Ringrazio tantissimo ogni singola condivisione, ogni singola testimonianza, spero che vi sia arrivata, ecco, la loro profondità, che abbiate capito perché ci tenevo così tanto a farvele sentire. Loro erano tantissime, sono solo ovviamente una piccola porzione che questa sera ci ha dedicato il proprio tempo. Io vi chiederei, prima di andare alla conclusione, se avete delle domande. Quindi se qualcuno vuole intervenire accendendo l'audio, proprio ponendo domande a me, domande a loro, insomma, sfruttate questa opportunità in maniera molto libera. E dico solo alla ragazza che mi ha detto che mi ha inviato la mail, che non la vedo. Adesso, ah, ecco, è arrivata adesso, perfetto. Perdonami, Martina. Qualcuno ha qualcosa che vuole dire? Vai! Non è esattamente una domanda, ma volevo ringraziarti
per il tempo che hai dedicato e per l'intenzione di non portare iscritti, ma di far capire a tutti di cosa si sta parlando. Ringrazio molto tutte le ragazze e le partecipanti che hanno raccontato la loro esperienza perché è davvero toccante. E vabbè, io spero di riuscire a partecipare. Ho dei mezzi di trasporto molto limitati, sarò a Roma, ma tra treno e bicicletta spero davvero di farcela. Trovo davvero toccante come stai e stiamo estate cercando di mettere assieme un lavoro di crescita personale sul lavoro educativo. E tante delle parole che sono state usate sono similissime ad alcune che ho sentito in un corso di permacultura, che per chi non è familiare col termine, come rigenerare la terra, seguendo delle tre etiche che sono cura delle persone, della terra e del futuro. E la testa mi è già partita in wow, dobbiamo cercare davvero di metterci assieme perché ovviamente cura delle persone della terra non possono essere separate perché siamo appunto in un tutto e stiamo parlando di un approccio molto olistico. Quindi grazie che mi avete regalato davvero una bellissima ora e 20 e qua taccio, ma non avevo domande, era solo un commento. Grazie, che bello Valentina. Qualcun altro voglia di fare qualche domanda, intervento? Ah, c'è una domanda per le ragazze. Allora, se ci sono insegnanti, se siete riusciti a portare in classe quello che vi è cambiato a livello personale o avete aperto le vostre scuole, grazie infinite per le testimonianze. Chi ha voglia di rispondere? Io posso dire in velocità che insieme a Claudia, che è un'altra ragazza che ha fatto il corso e con la quale lavoriamo come insegnanti in una scuola parentale elementari, noi abbiamo portato avanti un progetto con i bambini e con le famiglie e è stato molto bello. Quindi con i bambini abbiamo appunto lavorato su tutta la parte dell'elaborazione un po' della nascita della storia personale e con le famiglie abbiamo portato avanti un po' tutti i colloqui individuali per ricostruire e cercare di riconnettere un po' i genitori con le storie dei bambini. È stato molto bello, un percorso molto bello che abbiamo fatto. Grazie Maddalena. Io Qualcun'altra? Sì, vai vorrei Chiara. aggiungere io. Eccomi. Allora, io lavoro nella scuola pubblica, sono un'educatrice della scuola pubblica e lavoro al nido, quindi con i piccolissimi. E mi è proprio cambiato lo sguardo nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. È proprio cambiato l'approccio, non che prima fosse sbagliato, però si è trasformato, non so come dire, quindi io non ho aperto nessuna scuola, non lavoro in nessuna scuola privata, lavoro nella scuola pubblica e sarebbe bellissimo, veramente, non è un sogno, sarebbe quello che tanti educatrici, educatori, insegnanti facessero questo corso e continuassero a lavorare nella scuola pubblica perché c'è tanto bisogno. La scuola pubblica ha delle enormi potenzialità, però c'è bisogno che dentro ci lavorino persone strutturate con coscienza, per cui sì, è possibilissimo portare tutto questo nella scuola perché è proprio un cambio di sguardo, un cambio di approccio. Questo volevo dire. Grazie. È importante anche la tua testimonianza, sì. Amelie, se posso aggiungere? Vai, vai, Eugenia. Io ho fatto il corso con la mia collega, noi abbiamo una realtà educativa, poi al piano superiore abbiamo le elementari, una scuola parentale, e abbiamo visto che comunque sì, si possono portare le conoscenze, le rimastichi dentro di te e le puoi portare ai bambini e alle famiglie. Ovviamente prima passi da te stesso. E anche si creano comunque sinergie, empatie con le colleghe stesse,
sguardi da punti di vista diversi e anche proprio strumenti che puoi, diciamo, sostenere l'accompagnamento genitoriale, sì, anche in maniera poi pratica, quindi direi che sì. Grazie. C'è qualcun altro che vuole chiedere o dire qualcosa? Ok, allora, sembrerebbe no, ma c'è un messaggio. No, Emma che mette le faccine che ha trovato forse il passaggio. E allora, se ci siamo, se non c'è nessun'altra domanda o così riflessione, io mi fermerei qua. Vi dico che ho registrato questo incontro e se per nessuno è un problema lo girerei alle persone che si erano comunque iscritte, perché di solito molti si iscrivono e non riescono a partecipare subito, anche perché magari hanno bambini, situazioni varie, quindi lo inoltrerò, lo carico su Vimeo e poi lo inoltro. E per qualsiasi cosa, domanda, dubbio, insomma, se vi viene in mente qualcosa, ci scrivete. Vi sta rispondendo Enrica alle mail in questi giorni. Se ci fosse qualche necessità telefonica, al telefono risponde Tamara, che è qui, che stava mangiando prima senza telecamera. Confermo, quindi... confermo, ci sono anch'io. Eccola. Allora, ti eri iscritta, non ti era arrivata la mail, ho usato quella di Telegram, perché in teoria vi doveva essere arrivata, se vi eravate iscritti, una mail che era il tipo ordine confermato e lì dentro era il link, non era molto intuitivo, però bene che sei riuscita a entrare. Ah, Arianna dice che prova a invitare la dirigente, fantastico, metti i soldi a parte per il prossimo anno, va bene. E niente, io vi ringrazio di cuore a tutte le ragazze che sono intervenute, a tutti voi che avete destinato questo tempo di vacanza, post Ferragosto, potevate benissimo essere al mare in qualsiasi altro posto a divertirvi, chi come Eugenia si è scansato da una festa di compleanno per collegarsi. Quindi davvero grazie, grazie, e questo è quello che è la mia speranza, riuscire a creare questa voglia di stare insieme, questa voglia di andare in profondità, questa voglia di parlare al cuore delle cose, e davvero grazie di cuore. Mi fermo con i ringraziamenti, se no vi ringrazio per un altro quarto d'ora e vi rubo un quarto d'ora però a quel punto. Ciao, buona serata a tutti, a presto, ciao, ciao.